davanti a una ditta, ancora non si è chiusa la partita. Lo sai, da quando mia madre si è sposata con mio padre, che poi sarebbe il mio patrigno, a questo punto ho visto che mio padre stringeva un po' gli occhi, come quando il cistanzone è troppo forte. Scusa, papà, credevo lo sapessi. Ma lui, ridendo, senza far caso, spensierato, mi ha risposto: ma che ne so io di quello che è successo? Io sono rimasto come vi ho lasciato, quando giocavo a calcio e mica mi stancavo. Giocavo con tua madre e l'abbracciavo. Giocavo con la vita e non volevo. Con i fascisti però, con quelli non giocavo, con quelli io lottavo. Poi mi ha toccato i piedi dentro il letto e ha fatto un cenno come a dire: mazza, sei alto. E dimmi, disse, prima di andare via, che mi hai fatto della vita che ti dieni giocando con la mia? Voglio dire, questo mondo l'hai cambiato, questo grande paese lo avete trasformato, l'uomo nuovo è nato o non è nato? In qualche modo ci avete vendicato. E rideva con gli occhi, con i capelli, sembrava che lo facessi apposta. Mi sfotteva, capito, quel punzone. Rideva e aspettava la risposta. Oh, ma tu che vuoi con tutte queste domande? Ora perché sei mio padre ti approfitti. Oh, ma tu mi devi rispettare, io sono più grande. Adesso accampi diritti perché sei partigiano, fucilato. Oh, se mi fai svegliare io ti rispondo, basta solo che rompi il mio fiato. E certo che la vita è migliorata. Abbiamo pure fatto l'avanzata, travolgente, hanno scritto sui giornali. E io così, disse lui, si vede che è servito. Sai, quando mi hanno fucilato, non ho strillato le grida degli eroi. Pensavo a voi che sullo stesso campo avresti certo vinto la partita, anche se io perdevo il primo tempo. No, un momento, papà, ti spiego meglio. Non è che abbiamo proprio già risolto, nella misura in cui ci sta il risvolto. E allora quel ragazzo di mio padre che stava a pettinarsi nello specchio si rivolta, mi fissa e mi domanda: insomma, ora il popolo comanda? Qua giù sono stampato giù dal letto, con una mano mi reggevo la mutanda, con l'altro cercavo di toccarlo e non potevo. Allora gli ho parlato perché mi aveva preso come una malinconia e non volevo se ne andassi via senza sapere in verità come era andata. Sì, ragazzo, papà, come ti spiego? Non puoi capire come è cambiato il mondo. Ci vuole tempo, il tempo se mangia i sogni nostri. Io sai che faccio? Aspetto. Tutto quello che viene io lo accetto. Siamo contenti se la squadra segna, i compagni sono tanti, i soldi pochi e non c'è più tempo per i giochi. Ma sono sempre quelli che ti strappano le penne. Tu non puoi capire, papà, sei minorenne. Se eri vivo, ti davano 30 anni. Meglio che dormi da dove sei venuto, perché quelli che ti hanno fucilato, proprio quelli lì, qui ti fanno morire tutti i giorni. Lascia perdere, papà, qui non è anima, siamo cresciuti, non siamo più bambini. Torna a giocare con gli altri ragazzini che hanno fatto come hai fatto tu. Noi siamo seri e non giochiamo. A questo punto mio padre si è stufato, ha fatto due spallucci, un saluto,
Ha messo in saccoccia la sua gloria e se ne andò, ripetendo nel vento la sua storia. Ma che ne so io di quello che è successo? Io sono rimasto come Dio lasciati quando giocavo. Giocavo a calcio e mica mi stancavo. Giocavo con tua madre e mi abbracciavo. Giocavo con la vita e non volevo. Con i fascisti però, con quelli non giocavo. Con quelli io lottavo. Una mattina. Bella ciao, una mañana me despertaba y encontraba el invasor. Por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra.